Allora, l'idea nasce dalla lettura di un articolo di giornale che ho fatto nel 2017, forse era, che traduceva un articolo belga che raccontava proprio di questo autobus che partiva da Salerno, attraversava l'Italia e viaggiava di notte. E mi ricordo che ho subito immaginato quante storie interessanti potessero esserci a bordo di questo autobus, storie che riguardavano sogni, aspirazioni. Non pensavo, e neanche quando ho condiviso fin da subito con Gianluca l'idea che ha sposato, abbiamo detto partiamo, andiamo, giriamo, non pensavamo di fare un film che approfondisse troppo le dinamiche del sistema sanitario nazionale. Ci interessava questo contenitore di storie che parlassero di precarietà, di fragilità, di sogni, aspirazioni, di desideri. Era un po' questo l'obiettivo, parlare di lavoro perché il lavoro è comunque una forma identitaria. Il posto, che dal titolo del film sia un omaggio al film di Orni, ma è anche l'idea che il posto sia non solo il posto di lavoro, ma anche il tuo posto nel mondo, che attraverso il lavoro comunque tu arrivi a definirti in quanto identità. Per quanto riguarda il Covid, lascio a te Sì, la parola. molto rapidamente noi abbiamo cercato di immaginare un dispositivo perché a noi piace la narrazione, la scrittura e quindi avevamo capito che l'autobus era il nostro dispositivo, il nostro contenitore di storie, ma ci volevano i personaggi, personaggi da trovare in maniera rapida, in poco tempo, instaurare un'empatia, un'intimità con loro in pochissime ore, in una giornata, non era cosa facile. E quindi avevamo previsto di fare ovviamente tanti viaggi, ma una decina di viaggi. E già avevamo in mente di in qualche modo pensare, pensiamo spesso al montaggio da subito, fa parte della scrittura, di creare con tanti viaggi forse un unico e un solo viaggio. Con poi, seguendo anche in alternanza alle storie magari corali dei nostri personaggi, quella che poi è la storia del personaggio che è chiave del film, che è il fondatore della compagnia. E poi arrivò il Covid, arrivò la pandemia e quindi i viaggi si sono ovviamente interrotti. Lì ci siamo chiesti veramente cosa succederà al nostro film, cosa succederà al mondo in generale, cosa succederà di noi, dei nostri destini. Era un momento un pochino buio per il mondo intero, quindi. Però noi abbiamo continuato a lavorare durante quel periodo, soprattutto perché i riflettori si sono ovviamente concentrati sulla professione degli infermieri, quindi non potevamo passare a lato di qualche cosa che magari avrebbe arricchito il film, diversamente il film. E abbiamo riflettuto, abbiamo continuato a intervistarli, a sentirli, a sapere dove fossero, alcuni di quelli incontrati. E poi il Covid ci ha veramente messo di fronte a un problema di struttura, di questo problema abbiamo fatto forza, è diventato quindi non solo un unico viaggio, ma un viaggio diviso da due momenti diversi, il prima e il dopo Covid, quindi facendo parte proprio della struttura narrativa, abbiamo integrato questo fenomeno e che ha quindi raccontato anche il fenomeno di cui parlavamo nel film sotto un'altra luce, anche in qualche modo sottolineato del disfunzionamento del sistema e ci ha in qualche modo anche aiutato a trovare una nuova forma di Sì, perché narrazione. comunque anche a livello narrativo il fatto che uno dei personaggi principali del nostro film, che è Raffaele, che alla fine è l'ideatore del servizio degli autobus, che ha studiato infermieristica, quindi voleva fare anche lui l'infermiere, ma a un certo punto si dedica a creare questa startup e questo business, si dedica solo a quello, con l'arrivo del Covid inizia a domandarsi forse meglio tirare i remi in barca e tornare a fare anch'io i concorsi. Anche quella è stata sicuramente una svolta importante a livello narrativo per noi, perché poi appunto siamo ritornati a riprendere, ritornati a viaggiare quando i concorsi si sono riattivati dopo il lockdown, e a bordo di uno degli autobus c'era C'era lui. appunto E Raffaele. poi effettivamente il nostro film è più largo, non è solamente sul sistema ospedaliero, sanitario italiano, ma un film sul lavoro. E quindi di trovare questo personaggio che colui che rappresenta la generazione in qualche modo precariato e che quindi si trova delle idee, fonda un'azienda, trovare questo personaggio in crisi economica con la sua azienda ci ha portato anche ad un'altra riflessione rispetto a quello che era poi il tema globale e generale del film. Sì, allora, i paradossi sono tantissimi. Il paradosso principale resta comunque nord e sud, forse principalmente in Italia, e questo film
lo ricorda, cioè è un po' triste da dire, ma fondamentalmente questo film ricorda che sono passati tanti anni, ma comunque gli spostamenti e la direzione è sempre quella, quella che va dal sud al nord. Per quanto riguarda il Covid, sì, lo stato di emergenza ha creato ulteriori paradossi, quindi il fatto che servisse personale e che questo personale venisse chiamato all'ultimo e che attingessero a tutte le graduatorie, che attingessero anche a persone che erano appena uscite da infermieristica, e però che venivano chiamate fino a fine emergenza, che tra l'altro voleva dire tutto e voleva dire niente, perché non era neanche quantificabile in mesi quanto sarebbe durato il loro contratto di lavoro. E quindi da una parte potevano essere contenti queste persone perché lavoravano quel momento lì, lavoravano però in condizioni che non erano assolutamente controllate. Di paradossi è pieno il film, come notavi anche tu, paradossi che riguardano anche le modalità di pagamento. Cioè, il film racconta di precariato, di persone che comunque magari un lavoro ce l'hanno, lavorano in strutture private, quindi non hanno comunque tutta una serie di agevolazioni e di tutele che comunque può avere chi lavora nel mondo della sanità pubblica, e però lavorano in condizioni tali che cercano un posto fisso per quel motivo lì, perché comunque aspirano a una vita migliore, a delle tutele, aspirano anche una forma di pagamento più tutelata, sì. Poi il Covid ha anche tirato fuori, soprattutto noi abbiamo scelto questa scelta, delle contraddizioni anche che sono umane. Abbiamo raccolto nella stessa scena, per esempio, l'infermiera che parla della tragedia del Covid umanamente, vedere la gente insomma morire in questa maniera così bestiale, e subito dopo l'infermiere che invece era felice in qualche modo di lavorare di più e di avere quindi una paga migliore. Quindi queste contraddizioni sono quelle poi dell'uomo, ecco, il bisogno, e allo stesso tempo abbiamo il confrontarsi a qualcosa che come la morte, la tragedia, ecco. Non prendiamo mai posizione, non c'è giudizio per nessuno in quello che facciamo, ma è semplicemente restituire un fatto che poi è fatto della complessità della società e dell'uomo. Il Posto è sicuramente un film sulla mobilità più che su questa idea di immigrazione, di spostamenti come citavi tu. È un film sulla mobilità e sul fatto che molto probabilmente negli ultimi anni il sogno è diventato più trovare un lavoro che non seguire il proprio sogno. Cioè, quando appunto una ragazza a un certo punto dice Reggio Emilia, l'ospedale di Reggio Emilia è bellissimo, quello è il suo sogno, ma molto probabilmente c'è dell'altro dietro, solo che in questo stato di precarietà, di fragilità, dove ti sembra che la terra frani sotto i piedi, probabilmente anche i sogni, i nostri sogni, perché comunque noi ci sentiamo un po' parte di questa cosa, anche se non siamo infermieri, a volte i nostri sogni diventano quelli di sopravvivere, cioè di trovare il posto migliore, che è il posto dove possiamo lavorare. Però il lavoro non può essere solo questo. Comunque la migrazione ancora una volta è un tema universale, soprattutto per un popolo come quello italiano. Non soltanto tra nord e sud, sud e nord, ma anche all'estero. Quindi ovviamente è intrinseco e ancestrale come fenomeno, proprio fa parte della nostra cultura. Per quanto riguarda invece questioni più pratiche, noi abbiamo iniziato a girarlo nel 2018 e abbiamo fatto tantissimi viaggi, abbiamo fatto un paio di viaggi di sopralluogo, quando eravamo solamente io e Gianluca, prima del Covid, che salivamo a bordo dell'autobus per capire come riprendere la situazione, se c'erano storie a bordo, e poi è arrivato il Covid, è arrivato il lockdown, e a seguire abbiamo fatto altri forse 3 o 4 viaggi, e la forma, come diceva lui prima, era fin da subito già nella nostra testa, cioè l'idea era di raccogliere diverso materiale e cercare di combinarlo per creare quasi un viaggio unico. Con l'arrivo del Covid abbiamo invece capito che dovevamo forse dividere il film in 3 atti, quindi un pre-Covid, un arrivo del Covid che spariglia un pochettino le carte, e poi quello che succede dopo il Covid.
La crew era molto molto ristretta, perché comunque anche lo spazio a bordo dell'autobus è pochissimo, eravamo molto limitati, quindi i primi viaggi li abbiamo fatti io alla camera e Giallo novello fonico, e poi ci siamo fatti accompagnare per qualche viaggio da Jacopo Iodice, che è operatore e direttore della fotografia insieme a me in questo film, e da un fonico, da due fonici che comunque ci hanno seguito. Sì, comunque a noi piace molto in generale prevedere molto, quindi abbiamo anche proprio preparato il dispositivo, il metodo l'abbiamo studiato, ogni film è un'avventura diversa, ogni film è sempre un mondo diverso, ogni film ha il suo metodo e soprattutto siamo in due, bisogna anche trovare il nostro linguaggio comune e quindi molta riflessione, molta scrittura, siamo anche spesso molto cerebrali, ma siamo anche nell'azione, ci piace essere sul terreno. Quindi sì, abbiamo riflettuto molto e poi siamo andati diretti all'azione. Poi una piccola aggiunta, il montaggio di Valentina Cecconi e Giorgia Villa, con loro siamo arrivati con questa quantità di materiale anche un po' eterogeneo, e mi ricordo la prima cosa che abbiamo fatto è stato darlo anche a loro, farlo vedere, sentire comunque loro che non sono mai saliti a bordo di un autobus, sapevano pochissimo quello che ricevevano, e insieme abbiamo selezionato un po' i personaggi archetipali, perché questo noi abbiamo degli archetipi, quindi la persona che fa il viaggio la prima volta, la mamma, cioè abbiamo e quelli con la parola giusta, sì, anche, sì. Quella parola che serviva a noi per essere una confidenza, un tono di confidenza, la persona un po' incazzata col sistema, e sulla base di quello abbiamo scelto insieme appunto a Valentina e Giorgio quelli che potevano essere i personaggi che potevano venire a galla un po' di più, e abbiamo poi strutturato l'intero film. Sì. Lei viene? Ok, l'abbiamo chiamata giusto per sicurezza, va bene. C'erano due piani come a lui, 40 pazienti, solo un infermiere. Ma come cavolo fai? Gli stai vicino, gli dici qualche parola in più per incoraggiarli, però dopo... Non sono abituato a ciò, a fare i viaggi. No, ormai la vita siete andati in scrivania. Sì, scrivania, là.